e dovuta alla luce del buono pastore che il Santo Padre ha scelto come guida della nostra arcidiocesi. Così come il nunzio mi aveva pregato di fare, io personalmente mi sono attenuto al segreto pontificio. Tuttavia, d'altrove qualcuno si è premurato di non tenerne conto, dando la notizia ai mezzi di comunicazione prima della data stabilita della Santa Sede in quel periodo. Proprio perché non si tratta di un semplice avvicendamento, ma di un momento ecclesiale particolarmente significativo, in cui riconosciamo la provvidenza mano di Dio che guida i singoli uomini e le comunità. Ho voluto che questo momento fosse celebrato nella nostra cattedrale in un contesto di preghiera. Vi do lettura pertanto della lettera che Nunzio mi ha fatto pervenire nei giorni scorsi con il nome del nuovo arcivescovo. Il cancelliere Don Alessandro provvederà poi a leggere il curriculum dell'arcivescovo eletto e darà alcune indicazioni in merito alla sede vacante. Leggo quanto il nunzio apostolico mi ha indirizzato. Eccellenza, mi reggo a premura di comunicare che il Santo Padre ha nominato come suo successore quella Chiesa che in potenza, con un locano classico nuovo, il Reverendo Padre Davide Carbonaro, finora parroco di Santa Maria in Campidelli in Roma. Apostolico.